Ciao ragazze, video di acquisti barra regali. Se mi seguite sapete che è stato il mio compleanno 3 giorni fa. Mi dispiace per la location perché sono in cucina, come si può vedere dai fornelli, però sapete, vivo a Londra, la luce non è la stessa che in Italia. Sfortunatamente oggi anche è nuvoloso e quindi l'unica stanza un po' più luminosa delle altre è la cucina, perché ho proprio una finestra enorme che permette di farvi vedere i colori di quello che ho comprato per quello che sono e non sfalsati come al solito. Allora, iniziamo subito. Ci sono delle cose che mi sono state regalate, altre che ho comprato. Quindi partiamo con ciò che non riguarda il make-up. Sono stata da Whole Foods, sapete, se mi seguite da un po', quel negozio che vende prodotti biologici. Un po' di tutti i tipi, ci sono cosmetici, ci sono cibi, bevande, prodotti per la casa, eccetera. Ho comprato un paio di cosine. Ho comprato un deodorante naturale. Questo è a base di alume di rocca. Quindi sapete, l'alume di rocca è quel cristallo che si usa sia per le ferite, quindi per fermare delle emorragie, sia si può usare come deodorante, ovviamente è inodore e è del tutto naturale. Io l'ho provato per un periodo con me, diciamo che non ha funzionato tanto. Ho cercato quindi qualcos'altro, questo tantissimi anni fa, ancora non ero passata al biologico quando l'ho provato. Questo è a base di alume di rocca e al contrario di quello che appunto è inodore, questo è alla fragranza di lavanda e vaniglia. E l'ho usato soltanto un paio di volte, però mi piace molto. L'odore è molto fresco e per quello che ho potuto vedere adesso dura anche abbastanza. Queste sono le proprietà. Quindi dice appunto dura tanto, 100% ingredienti naturali, va bene per i vegani e i vegetariani, non è testato sugli animali, è prodotto con aloe vera biologica, non lascia segni bianchi come appunto alcuni deodoranti possono fare, ha una fragranza a base di un'infusione di oltre 15 prodotti e oli e naturali. Bisogna agitarlo prima dell'uso e gli ingredienti sono questi. Molto buono, è abbastanza, sono 100 ml, è buona la misura perché vi permette di portarvelo anche in viaggio. Questo l'ho pagato 5,99 sterline e la marca è, credo che la marca sia Crystal Spring. Non so esattamente se si trova in Italia o magari lo trovate online. Comunque io dei deodoranti ne ho provati circa 4 finora di questi naturali, insomma di ingredienti naturali. Un paio sicuramente si trovano in Italia perché sono della Dr. Organic, quindi se vi può interessare un video, sarà breve perché appunto sono solo 4, magari tra un po' di settimane quando ho testato anche questo, fatemelo sapere, ve lo faccio volentieri. Poi un'altra cosa che ho comprato è stata l'Henné. Sapete che da quando mi sono trasferita qui a Londra, quindi più di 3 anni fa ormai, faccio l'Henné regolarmente e lo faccio sempre rosso, però non è lo stesso rosso, alcune volte è un rosso più tendente all'arancione, quindi proprio l'Henné quello classico, alcune volte è un Henné un po' più bordeaux, alcune volte un po' più tendente al viola, come in questo caso. Qui vi fa vedere il colore che più o meno si dovrebbe ottenere, chiaramente dipende dal colore che avete sotto. In questo momento i miei capelli sono di un colore un po' strano perché avevo smesso di fare l'Henné per tutto il periodo estivo, o meglio, avevo fatto quello naturale, quindi quello in colore, perché appunto essendo stata in vacanza con il sole i miei capelli naturali tendono un po' a schiarirsi, quindi volevo riprendere un po' quel colore che mi piace molto, che ho durante l'estate. Tornata dalle vacanze, però appunto passato quel periodo, ho deciso di rifare l'Henné, quello scuro, ma soltanto sulla parte iniziale perché la fine dei miei capelli era già colorata, appunto, perché ovviamente per la ricrescita. Quindi ho cercato di uniformare un po' il colore e adesso è venuto questo colore molto scuro, un po' indefinito, che non mi piace tanto, per quello ho preso questo che spero mi ridia un tocco un po'
un po' più normale e più o meno riesca a unificare tutti i miei capelli. Vi farò sapere, la prima volta che provo questo, l'Enné non lo compro mai da Whole Foods, è la prima volta che lo prendo. Di solito vado nei negozi che vendono un po' di tutto, di solito sono indiani o che quindi vendono tutte queste spezie, tutte queste questi, praticamente queste foglie, perché alla fine l'Enné e tutte queste altre polveri che io metto nei miei impacchi sono tutti derivati da prodotti naturali, sono tutte foglie essiccate e poi rese in polvere. Quindi i negozi indiani sono perfetti, ne vendono di tutti i tipi, oppure negozi proprio specializzati per i capelli, quindi che vendono appunto parrucche o shampoo, balsami diversi. E di solito li pago pochissimo, intorno ai 2 euro, 2,50 euro, 2 pound, 2 pound e 50. Questo l'ho pagato un pochino di più, 3,49, quindi un pound in più alla fine, e sono 100 grammi e l'ho voluto provare perché appunto è a base di Enné, però ci sono anche altre foglie, altri estratti, perché ovviamente l'Enné di per sé non è di questo colore, l'Enné rosso, ma è un rosso più aranciato, questo è un po' più viola, quindi sicuramente è mischiato ad altre cose. Comunque lo proverò, vi farò sapere se vi può interessare e niente, questi sono i miei acquisti da Whole Foods, quindi autoregali. Poi sono stata da Superdrug, questo è un altro autoregalo, e ho comprato una cosa per le feste, cioè proprio per le feste e basta, che è un glitter lips, ed è questo. È un glitter per le labbra. Io l'avevo già visto, forse ne avevo parlato, alla Fiera Olympia Beauty. C'era, non mi ricordo se questa marca o un'altra marca, comunque c'era. E lo volevo prendere, però poi tra una cosa e l'altra eravamo stanchi, era l'ultimo stand che abbiamo visitato, c'era una fila assurda, non l'abbiamo più preso. Però adesso che l'hanno fatto al Superdrug, sapete che io ho ancora lo sconto al Superdrug, perché ovviamente avendoci lavorato ho ancora un sacco di amici che lavorano lì, l'ho voluto prendere. Il prezzo pieno è 12,50, 12,50 pound. Io con lo sconto del 30% l'ho pagato 8,75. Ovviamente è caro, nel senso che comunque alla fine diciamo che è un rossetto, è un prezzo abbastanza alto perché appunto supera i 10 pound. Però siccome adesso è quasi Natale, volevo prendere qualcosa di particolare e infatti ho preso il colore rosso che appunto userò per tutte le festività, ho già deciso, e probabilmente anche a San Valentino, vedremo. Allora, come si presenta dentro? Avete questo tubetto, che praticamente è la colla, perché di colla si parla. Poi c'è questo che è l'applicatore, che è doppio perché avete sia la parte pelosetta, diciamo, sia la parte a spugna, quindi in teoria la parte a spugna per applicare il glitter, la parte di pelo, insomma, di setole per pulire i contorni, quindi mandare via l'eccesso. E poi avete il glitter vero e proprio, è questo. Nel mio caso, come vi ho detto, è rosso ed è bello, beh, molto molto pieno, bello pieno. Nel mio caso il colore è Ruby Slippers ed è 3 grammi ed è poi anche ovviamente il colore della scatola, quindi a seconda del glitter che comprate ovviamente si chiamerà in un certo modo. E io l'ho già usato una volta sola, soltanto per provarlo, appena comprato, appena tornata a casa. Volevo vedere come fosse, pure per vedere un attimino il discorso delle allergie, se potevo tenerlo su, perché ovviamente provarlo direttamente il giorno di Natale, se poi dopo vi dà fastidio, addio. E allora, questa è la colla. Essendo una colla, ovviamente non è qualcosa che potete applicare sulle labbra ogni singolo giorno della vostra vita, perché penso che a un certo punto ci saranno degli effetti collaterali, anche se ovviamente è commestibile, perché per stare sulle vostre labbra vuol dire che se la ingerite non succede niente, però chiaramente è una colla. L'odore è terrificante, però dura soltanto finché la colla non è asciutta, quindi parliamo di 5-10 secondi. La colla è bianca, ma una volta applicata in pochi secondi si asciuga. Le istruzioni sono applicare un labbro alla volta, altrimenti non fate in tempo.
lasciare che la colla si asciughi, quindi una volta che è diventata trasparente, applicare il glitter, un po' come funzionano le colla per ciglia finte, perché appunto dovete anche lì aspettare che si asciughi leggermente, così diventa ancora più appiccicosa una volta che lo sarà, appunto acchiapperà le ciglia finte o in questo caso il glitter, meglio. Vedete, si sta schiarendo. Comunque, man mano che parlo, poi ve la farò vedere. L'odore è terribile, è veramente terribile, e ovviamente applicandola sulle labbra ce l'avete proprio sotto il naso, però per fortuna, come ho detto, una volta asciutta va via. Io l'ho provato, ho anche mangiato, e devo dire che resta. Chiaramente l'ho applicato una volta sola, quindi preferisco farvi sapere più avanti la mia recensione completa. Una cosa che posso dirvi con certezza è che per toglierla serve un pochino di tempo e un po' di pazienza e sicuramente uno struccante a base di olio. A me dice bene perché io, sapete, uso l'olio di cocco per struccarmi labbra e occhi, per cui va benissimo. Se non avete uno struccante a base oleosa, dimenticatevi di togliervelo. Non solo per quanto riguarda il glitter, che bene o male a un certo punto va via, quanto più che altro per la colla, perché si attacca veramente, veramente tanto. E infatti anche una volta rimosso il glitter vi rimane la colla sotto e dovete rimuovere la colla poi ulteriormente, cioè io ho dovuto fare due step praticamente, il primo step per togliere il glitter, il secondo per togliere la colla. Non ve la sto sconsigliando, è sicuramente un prodotto molto innovativo, molto carino, che fa veramente un bell'effetto. A Natale quando lo indosserò vi metterò una foto su Instagram e su Facebook, ve la farò vedere, però appunto è qualcosa che poi è difficile da togliere. Vedete, la colla si sta asciugando, è rimasto giusto un po' qui perché era un po' di più, però appunto è trasparente e vi permette di applicare il glitter. Dovete stare molto molto precisi con la colla, perché ovviamente il glitter andrà su tutta la colla che voi applicate, quindi se andate fuori dai bordi delle vostre labbra è fatta, il glitter andranno anche lì, per cui insomma bisogna starci un po' attenti, però sono sicura che ne vale la pena perché l'effetto è molto molto carino. L'ultimissima cosa che mi sono comprata io, quindi non è stato un regalo, però ho pagato quasi a metà perché avevo un buono sconto di 10 pound da usare da Debenhams. Debenhams è una catena, è un piccolo centro commerciale che c'è un po' in tutta Londra e vende diversi brand, dalla casa all'abbigliamento, al make-up, ai profumi. Per quanto riguarda il make-up, vende marchi tipo Urban Decay, tipo ci trovate la Too Faced, Saint Laurent, diversi marchi, anche abbastanza costosi. Vi sono andata perché c'era la Bare Minerals e volevo prendere assolutamente un primer per gli occhi che fosse con ingredienti naturali, perché qualche settimana fa mi era uscito un grano di miglio sulla palpebra, qui alla fine dell'occhio. Niente di sconcertante, niente di grave, però non è qualcosa che è un segnale che la tua pelle ti manda che stai usando un prodotto che non va bene per gli occhi, un prodotto con brutti ingredienti o cattivi ingredienti come quelli che vengono di solito qui sotto quando appunto è applicato un correttore o qualcosa con ingredienti dannosi. Siccome io ho 1000 primer più o meno per gli occhi, però che sono tutti MAC o Urban Decay, sicuramente non fanno bene alla mia palpebra, quindi ho voluto prendere un primer da usare tutti i giorni con buoni ingredienti e poi magari utilizzare un primer un po' più potente, un po' più siliconico, come potrebbe essere un paint pot o il primer potion, da usare in occasioni speciali, quindi quando avete un trucco un po' più carico e volete proprio una durata maggiore. Quello che ho comprato io è questo, che non nasce come un primer, ma nasce come un ombretto liquido barra in crema. Ed è questo, si chiama 5 in 1. BB Advanced Performance Cream Eyeshadow con SPF, quindi con una protezione solare 15, che in questo caso probabilmente non è così utile, ma è un in più, quindi ottimo. Quindi appunto è un ombretto in crema, un ombretto liquido. La cosa bella di questi ombretti è che essendo un ombretto appunto e non un primer, c'è di diversi colori, ci sono dei marroncini molto molto carini, c'è un marroncino tendente al viola molto molto bello, però appunto io lo volevo per tutti i giorni, volevo un primer, che qualcosa che mi funzionasse da primer, quindi ho preso il colore più chiaro in assoluto, che è il Soft Linen ed è questo colore qui, questo è il nome. Perché deve essere veramente tanto. Si
Si presenta in questo modo. Quindi vedete proprio il colore della mia pelle. Una volta sfumato, si asciuga e rimane lì. Ci sono dei micro glitter all'interno, proprio una cosa impercettibile, che infatti una volta che mettete non si vedono, probabilmente non li vedete nemmeno dalla telecamera, però cioè, per chiarezza io ve lo dico. E al momento mi sto trovando bene, l'ho usato solo 2 volte o 3 e mi piace. Devo dire che rimane, sì, non mi manda l'ombretto nelle pieghette, però non mi sento di fare una recensione anche in questo caso perché appunto voglio utilizzarlo un pochino di più. Vi farò sapere come mi ci sto trovando. Per il momento mi piace. Il prezzo di questo è abbastanza alto perché costa 17 pound, io l'ho pagato 7 appunto perché avevo lo sconto. Tutto il resto è della MAC. Questa è una delle confezioni natalizie di quest'anno, o meglio delle bustine natalizie di quest'anno, e sono veramente molto carine. Ce n'erano di diversi colori e di diverse grandezze, quindi in base alla grandezza c'era un certo colore. Io ho preso questa, che era media, è verde. C'era anche molto molto più grande blu e un po' più lunga, quindi forse più per i pennelli o cose un po' più grandi, magari saponi, detergenti, viola. Allora, questo è il regalo di Moreno. Moreno mi ha regalato una gift card. Il mio bottino è questo. Partiamo dal pezzo forte, che è questa palettina che hanno fatto alla MAC in 4 diversi colori. La mia si chiama Burgundy Times 9, quindi è Burgundy è di Borgogna, quindi è una palette sui toni del viola, bordeaux, borgogna. Ce ne sono 4 diverse. Una era sui toni del viola, viola lilla, una sui toni del grigio nero, quindi più per gli smoky, una sui toni del marrone, dei marroni, molto molto bella, però mi sono imposta di non comprare ombretti marroni, e poi questa. Per chi ha gli occhi verdi, è la migliore. I colori sono 9, appunto, e le cialde sono leggermente più piccole di una cialda standard. Ed è questa. Ed è molto molto bella. Io l'ho usata soltanto oggi per questo trucco molto molto veloce che adesso vi faccio vedere. E gli ombretti sono 9, la quantità di ogni singola cialda è di 0,8 grammi, mentre invece quella standard è di 1,5, quindi è leggermente poco più della metà. Ovviamente il prezzo è inferiore perché ogni singola cialda qui in UK costa 10 pound, questa costa 30, quindi all'incirca sui 3 pound a ombretto, per cui molto 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 meno della metà, dovrebbe costare 5 invece un po' meno, per cui ottimo. La cosa che mi piace del fatto che siano più piccole, che probabilmente le finirete o che comunque le utilizzerete e a un certo punto tenderanno a finire, non vi rimarranno lì per anni e anni e anni, perché finire un ombretto per quanto mi riguarda è davvero difficile, quindi sì, se le spiega di meno in questo senso. Mi piacciono molti i colori. Mi piace perché è una palette con colori chiari, con colori scuri, con colori medi. Mi piace perché è un mix di colori opachi e non. Mi piace perché c'è una bella varietà e mi piace perché alcuni colori sono della collezione fissa, altri no, sono un'edizione probabilmente limitata. I colori che ci sono all'interno sono, partendo da qui, andando verso da destra a sinistra, dall'alto verso il basso, abbiamo la palette molto carina. Di ombretti opachi ce ne sono due, ma in realtà io ne vedo 4 più o meno alla fine, per quello che intendo io di opaco, di effetto opaco. Ce ne sono un paio shimmer, uno con i glitter, uno con leggeri glitter che è sketch,
Insomma, c'è una bella varietà di finish, quindi mi è piaciuto davvero moltissimo. Il trucco che ho fatto oggi è questo. Ho usato sketch nell'angolo esterno e nella piega. Ho usato Star Violet nella palpebra mobile e ho usato Noir nella rima inferiore. È un trucco molto così, nel senso molto, molto semplice, molto veloce, che volevo fare giusto per provare a testare questa palette, insomma, prima che facessi il video. Al momento mi piace molto, ma anche di questa ve ne parlerò più avanti. Il prezzo ve l'ho detto, £30, credo che in Italia costi 42 euro. Poi ho comprato, dovevo arrivare a 50, ho comprato due ombretti che sono, ovviamente li ho presi in cialda, vedo ho le palette, quindi mi conviene sempre in cialda, sono molto più pratici, molto più comodi, e sono questi due. Ho preso Amber Lust e ho preso Expensive Pink. Adesso vi faccio vedere swatchati. Expensive Pink in realtà l'ho già usato e mi è piaciuto molto, è davvero molto delicato, è un rosa tendente un pochino al pesca, ma è caldo. Shimmer ma delicato. Invece è ancora più caldo di questo ed è più un beige bronzo. Entrambi, come vedete, molto, molto luminosi. E questi erano i miei acquisti alla MAC. Poi, siccome io sono sempre ho la faccia molto tosta, ho trovato una ragazza che lavora lì, che è italiana, e quindi non mi sono fatta proprio scrupoli di chiederle un sample di un pigmento che mi piace moltissimo. Sono anni che gli sto dietro, ma non ho mai avuto modo di provarlo, perché comprarlo tutto mi sembra veramente uno spreco, perché un pigmento è una cosa che non finirete proprio mai, nemmeno se vi truccate con quello tutta la vita. Quindi mi sono fatta coraggio, ho chiesto un sample, e sto parlando di Melon, quindi un pigmento che ricorda un po' questi due colori messi insieme, perché appunto è un colore aranciato caldo con i riflessi dorati rosa, perché ovviamente appunto ricorda un pochino il colore del melone. Ed è super luminoso, molto molto bello. E una volta steso, se non applicate sotto una base di un certo colore, quindi vi aiuta a tirare fuori i riflessi arancioni, è molto più dorato di quello che sembra, nella confezione intendo. Vedete, nella confezione è molto più rosa. Alla fine quello che otterrete è soltanto un effetto molto luminoso. Bisogna giocare un po' con le basi per ottenere i riflessi in un determinato modo. Questo è quanto. Io spero che questo video vi sia stato utile. Ho ricevuto anche un paio di regali che riguardano Pandora. Vi faccio vedere le confezioni di Natale che ci sono in questo momento da Pandora. Sono veramente, veramente carine. La busta e anche il fiocchetto e tutto sui toni del celeste. Di solito la busta di Pandora è bianca, la scritta è nera e il fiocchetto è rosa. Questa è la confezione appunto natalizia, almeno che abbiamo qui in UK. Ho ricevuto un paio di charms di Pandora, però siccome ormai il mio braccialetto è particolarmente pieno, preferisco farvi un video magari dopo le feste e vi faccio vedere tutti i miei ciondolini. Vi mando un bacio grande, non penso che ci saranno altri video dopo di questo, prima di Natale, per cui vi faccio tantissimi, tantissimi auguri e ci vediamo nell'anno nuovo. Ciao!